bello di questo posto è che in una situazione molto ravvicinata possiamo capire proprio visivamente come si formano le grotte, partendo dall'origine di queste depressioni carstiche che sono le doline. Quindi ne vediamo proprio una di ben rappresentativa. E il Montello è ricchissimo di doline, ce ne sono più di 2000. In corrispondenza delle crepe che si formano nella roccia, l'acqua comincia a defluire e dilavando chimicamente gli strati superiori tende a far abbassare lentamente la superficie. In corrispondenza di questo abbassamento si apre una cavità interna. Adesso noi abbiamo qui di fronte una situazione abbastanza dolce, diciamo una specie di piatto, no? Quindi una dolina a piatto. Se è un po' più pronunciata la possiamo chiamare dolina a scodella o a ciotola, e quando diventa ancora più pronunciata la possiamo chiamare dolina imbuto, e quando l'imbuto si sfonda, diciamo, la parte finale si apre, diventa una dolina a pozzo. Qui di fronte a noi, dentro il boschetto, abbiamo delle bellissime doline a pozzo che ci fanno vedere questa sequenza di passaggi e che adesso andiamo a visitare. Eccoci qua, all'interno di un ambiente che è a tutti gli effetti una grotta senza il soffitto, dove vediamo l'acqua scorrere in maniera anche abbondante e passare dall'ambiente della grotta ad un altro ambiente di grotta in un tratto dove la volta anticamente crollata adesso dà al cielo. Originariamente era una specie di canyon ed è stato riempito dei detriti del crollo della volta. Quindi noi adesso vediamo un ambiente importante e quel che rimane, diciamo, di questo canyon dove l'acqua passa in superficie e scorre da un punto all'altro. È ancora visibile il sistema di captazione dell'acqua del vecchio sistema, diciamo, di approvvigionamento idrico del Montello prima dell'arrivo dell'acquedotto. Quindi dobbiamo immaginare qui una pompetta, un autoclave che prelevava l'acqua e la faceva risalire. E se noi ci infiliamo qua dentro e sgattaioliamo all'interno, a metà strada troviamo un punto, tra l'altro, in cui la volta si rialza, possiamo stare in piedi, e poi proseguendo sbuchiamo dall'altra parte, all'interno dell'altra dolina che abbiamo visto da in cima. Se veniamo qui in primavera e osserviamo l'interno dell'acqua, possiamo trovare delle larve di salamandra piccoline con le branchiette laterali che sembrano delle alucce come quelle di un drago. È il motivo per cui è nata la leggenda dei draghi che vivono nelle grotte, cioè il rinvenimento di questi animaletti dava a supporre che se c'erano i figli ci fosse anche il genitore. Invece si tratta solo della fase acquatica di un animale anfibio come appunto la salamandra, che nella prima parte della vita è dotato di queste branchiette per respirare in acqua e poi esce e svolge la sua vita fuori, insomma. Tra l'altro qui siamo anche baciati dai colori autunnali.